Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Per chi non mi conoscesse, sono autore di due libri, l'ultimo Il Venditore Bambino, questo, quello che ho scritto prima, vince nel web, due libri interessantissimi che ti consiglio di acquistare. Per iniziare a conoscermi, qui sotto trovi i link ai due libri. Bene, di che cosa parliamo oggi ragazzi? Oggi parliamo di questa tematica qui, fare in modo che il cliente si faccia la vendita da solo. Lì fuori ci sono un sacco di formatori che ti dicono: devi fare in modo che il cliente si venda da solo. C'è un problema, nessuno però ti spiega esattamente qual è il protocollo da utilizzare per fare in modo che il cliente si faccia la vendita da solo, ok? Quindi qual è il protocollo esatto che devi usare per ottenere che il cliente si faccia la vendita da solo? Seguimi, te lo spiegherò all'interno di questo video. Allora, come prima cosa, devi sederti davanti a un cliente che qualifica. Cosa vuol dire cliente che qualifica? Vuol dire un cliente che, uno, è disposto ad ascoltarti, due, può decidere, tre, ha i soldi per acquistare il tuo prodotto o servizio, quattro, ha urgenza di risolvere il problema che risolvi tu con il tuo prodotto e il tuo servizio. Quindi questa è una fase estremamente importante per fare in modo che il cliente si venda da solo. Perché? Perché ti trovi davanti alla scena sostanzialmente ideale. Poi, una volta che hai verificato se il cliente qualifica, la cosa che devi fare è capire in modo approfondito qual è il problema che deve risolvere, ok? Nel momento in cui hai capito attraverso le domande esplorative, se non sai che cosa sono le domande esplorative, se non sai perché le domande esplorative sono importanti, magari vatti a vedere qualche video precedente dove parlo delle domande esplorative. Quindi una volta che hai capito questa cosa qui, il problema, deve fare in modo che il cliente ti dica perché deve assolutamente risolvere quel problema, ok? Quindi facciamo un esempio: incontri un potenziale cliente che ti ha chiamato, oppure dove sei stato segnalato, dopo gli opportuni convenevoli gli chiedi: Mario, perché hai deciso di incontrarmi oggi? Ecco, questa è una domanda estremamente potente, perché con una singola domanda farà in modo che il cliente aprirà il vaso di Pandora e quindi magari inizierà a dirti: ah, sai, avevo proprio urgenza, bisogno di incontrarti oggi perché devo gestire velocemente questo problema, devo fare velocemente questo lavoro, devo sistemare velocemente questa cosa, devo cambiare velocemente questa scena, devo ottenere velocemente questo risultato. Nel momento in cui lui ti ha dichiarato che cosa vuole ottenere, che cosa vuole cambiare, che cosa vuole migliorare con il tuo prodotto o servizio, la cosa che devi fare è chiedergli sostanzialmente il perché. Ed è qui che scatta la magia. Nel momento in cui il cliente ti dirà perché ha bisogno subito del tuo prodotto e servizio, in quel momento là starà dichiarando il perché ha bisogno di acquistare da te subito. Quindi facciamo un esempio concreto. Facciamo finta che tu vendi poliuretano, quello che va sopra i tetti per sistemare il tetto e quindi togliere le infiltrazioni dal tetto. Quindi tu incontri il cliente: buongiorno Mario, come mai hai deciso di incontrarmi oggi? Sai Giuliano, ho un problema urgente, guarda, vieni con me, ti faccio vedere il capannone, è un capannone di 10.000 metri, vedi esattamente in quel punto lì, quando piove, ho dei problemi di infiltrazione, l'acqua purtroppo mi va sulla merce, mi va sulla materia prima, la materia prima si rovina. Ti sta già dichiarando in realtà perché ha bisogno di risolvere quel problema. A quel punto là tu potresti anche rincarare la dose e quindi dire al cliente: ah, porca miseria, sì, effettivamente è vero, cioè qua appena piove rischi di rovinare 1000, 2000, 10.000, 100.000 euro di prodotto finito o materia prima, quindi dobbiamo assolutamente intervenire con urgenza, vero? Fai un'affermazione, una domanda così, per vedere se dall'altra parte
hai un feedback da parte del cliente, quindi in quel momento magari il cliente ti dirà sì sì vero vero, anzi guarda devo procedere prima possibile, quando è che potrei avere un preventivo? Nel momento in cui lui ti chiede quando potrei avere un preventivo, perché magari è urgenza di partire, a quel punto là tu gli farai un'altra domanda magica che ti porterà dritto come un missile alla chiusura, che è: per quando ti serve questa roba qui, il mio prodotto, il mio servizio? Se il cliente ha urgenza, se il cliente qualifica, se il cliente, come stavamo dicendo prima, ha un problema urgente, ti dirà: ah caspita Giuliano, mi serve per domani mattina. Ah, quindi mi stai dicendo che se sono in grado di darti questa cosa qui, se riesco a mandarti una squadra già domani mattina, partiamo? Vabbè, certo che partiamo Giuliano, guarda, ok, allora entro domani pomeriggio sarò con te con la proposta, andremo a definire alcune cose e poi partiamo, ok? E gli chiedi quindi anche qui un'ulteriore conferma. Ecco, se noti in questo piccolo teatrino, diciamo, che ti ho fatto, non ho fatto altro che verificare il problema, verificare che questo sia urgente, e non ho fatto altro che di farmi dire dal cliente perché ha necessità, ha urgenza subito, diciamo, di risolvere il suo problema con il mio prodotto o con il mio servizio. Ecco, questo è quello che devi ottenere anche tu, perché se hai il cliente a esprimersi, se hai il cliente ad esporsi, sostanzialmente starà prendendo un impegno con te, ok? Cioè sostanzialmente ti starà dicendo sì, guarda, il tuo prodotto, il tuo servizio mi serve e mi serve anche subito. Per fare in modo che questi concetti ti entrino più facilmente nella testa, mi raccomando, questo video non guardarlo solo una volta, guardalo più volte, perché così riuscirai poi piano piano ad unire tutti i puntini. Ok? Per il momento è tutto. Ciao da Giuliano Danieli.